Quali sono i contenuti più importanti di Wealth Insights? Ce ne sono di diverso tipo. Innanzitutto quello del cambiamento della struttura delle famiglie, che non può essere trascurato, specialmente se si guarda il medio-lungo periodo. Ma ci sono altri tre punti fondamentali. Innanzitutto cambiano le famiglie, ma cambiano anche gli individui. Gli individui iniziano ad avere sempre un ruolo di primo piano e sono combattuti dalla possibilità di avere o meno capacità di risparmio e la preoccupazione o meno sul futuro. Detto questo, si intravedono tre grandi trend. Il primo grande trend è quello, diciamo, legato alla bassa cultura finanziaria, che è persino più bassa di quello che le persone pensano di avere. Questo però è un po' attenuato dal fatto che crisi dopo crisi hanno capito che il portafoglio va diversificato ed è un bene. C'è un trend tecnologico a cui non si può non pensare. Le persone hanno l'idea che la tecnologia avrà un ruolo sempre più forte, però quando si tratta di attività più complesse, di operazioni più delicate, continuano a richiedere e a volere anche il lato umano, e probabilmente in futuro questi due elementi si combineranno molto bene. Terzo elemento è che c'è crisi, si parla sempre male del paese, eccetera, ma noi notiamo un aumento di dinamica anche nell'attenzione al tipo di investimenti. Tassi zero ormai sono stati scontati, le persone cercano di capire cosa fare i propri risparmi, che comunque continuano a voler accumulare tanto.